nella provincia di Massa Carrara, sui versanti dei monti che danno le spalle al mare Spezzino, sorgono 26 piccoli borghi montani. Tutti insieme formano il vasto comune sparso di Zeri. Qui, propagine settentrionale della Lunigiana, la vita scorre secondo il ritmo antico delle stagioni. Terra un tempo di confine, lo Zerasco è rimasto luogo integro, dalla natura splendida, non ferito dagli insulti della modernità. Vi si allevano ancora bovini e cavalli allo stato brado e pecore di una rara e pregiata razza autoctona. Gli uomini e le donne originari di queste valli e questi monti tengono vivi con tenacia tradizioni e mestieri altrove perduti. Si diceva in passato che nel borgo di Montelama vivessero persone capaci di trasformare gli uomini in animali. Favole narrate nelle sere d'inverno al bagliore del fuoco nel camino. Tuttavia, resta oggi chi ancora è capace di compiere la magia di far rivivere oggetti dimenticati. Andrea ha riscoperto l'antica attività dell'impagliatore. Con l'aiuto del fratello Claudio, ridà vita e funzione a sedie e divani. Il tempo per lui non è solo denaro, come a torto si dice. È dedicare cura amorevole a cose che vengono dal passato e che conservano un po' della vita di chi li ha creati e delle persone che li hanno utilizzati. Oggetti che, grazie ad Andrea, conoscono una nuova stagione. Vivere a Montelama non è una cosa semplice perché siamo un po' fuori dal mondo, cioè fuori dal mondo relativamente. Perché tante volte mi ricordo quando mi dicevano: dove abiti? E io abito lassù a Zeri. A Zeri. Io abito dove la gente viene in vacanza d'estate, ragazzi. È una bella cosa. Vivere qua su, beh, qua c'ha sempre vissuto la mia famiglia. Diciamo che se mi dicessero vai via, no, io da qua non mi muovo. Vivere quassù vuol dire fare sacrifici, vuol dire fare qualche rinuncia, ma alla fine bisogna sempre trovare il lato positivo delle cose, ecco. Finiti gli studi, dopo il diploma ho deciso di dedicarmi a questa attività, a questa passione artigianale, diciamo, perché più che un mestiere queste qui sono passioni. Quando mi portano delle cose da impagliare non sempre sono messe bene, uno quando le rimette a posto, ci rifà la paglia nuova, quando le riporti al proprietario che dice oh che bello, e quando mi ricordo che ero piccolino, la sedia era fatta così, sono anche soddisfazioni perché dici ho fatto un bel lavoro, sei contento io, sono contenti quelli che mi portano le sedie. È una bella cosa, sì. Andiamo dietro col filo. Perfetto, è rimasto dentro. Grazie al suo entusiasmo e all'incrollabile tenacia, Andrea ha imparato l'arte in cui si va facendo maestro. C'era un signore che ancora sapeva farle, però non poteva insegnarmi perché aveva avuto problemi di vista, quindi non poteva dirmi fai così, ma ha detto guarda, io ho imparato in un modo semplice. Ho smontato una vecchia sedia e ho guardato come si faceva. Allora io ho detto, ma se è riuscito lui, ci riesco anch'io. Allora ho preso una vecchia sedia, ho detto la smonto e guardo i passaggi che avevano fatto. E andando un po' a ritroso sono riuscito a capire più o meno come si faceva. Poi il resto va tutto con il proprio estro, ecco. Bisogna metterci un po' di inventiva, ecco, per fare questo tipo di lavoro. In Lunigiana il mestiere di impagliatore ebbe però origine più a valle. Pontremoli
avrò avuto un periodo di agio economico dal 1650 circa. I nobili pontremolesi sono passati dall'essere latifondisti a fare i commercianti. Il commercio porta denaro, il denaro porta benessere. E loro cosa hanno fatto? Tutti questi palazzi che erano dei vecchi palazzi medievali li hanno trasformati in bellissimi palazzi barocchi, però questi palazzi barocchi andavano arredati. E ai primi che fecero fare queste modifiche al tessuto urbano della città piacquero molto le maestrie di questo paesino che si chiamava Bratto, dove c'erano dei falegnami che realizzavano appunto queste sedie. Poi ha avuto una battuta d'arresto perché poi è arrivato nuovi stili, sono cambiate un po' le mode, ecco, e questa sedia era andata un po' in disuso. Però alcuni qua in zona hanno continuato, specialmente nella zona di Zeri dove abito io. Hanno creato, diciamo, una loro versione della sedia brattina e hanno portato avanti questa tradizione che era pontremolese, che è diventata, diciamo, più aperta, più lunigianese, ecco. Se Andrea mirasse solo al guadagno, abbandonerebbe senz'altro il mestiere che ha scelto. Da altro è però motivata la sua vita. Questi sono mestieri che non sono redditizi, bisogna sempre avere un qualcosa a monte. C'è chi può farlo perché ha uno stipendio o ha un determinato tipo di vita, ma noi qua sono realtà semplici, noi qui non abbiamo bisogno di tante cose, noi coltiviamo il grano, quindi abbiamo la farina, si può dire, quasi tutto l'anno per pane e per dolci. Abbiamo gli orti, sicché verdura a volontà nel periodo giusto dell'anno. C'è l'autunno con le castagne, sottobosco i funghi e poi c'è le patate, poi tante altre cose, il grano turco. Diciamo che riusciamo a tirare avanti perché abbiamo qualcosa di nostro che ci facciamo e che ci permette di andare avanti. Uno che abita in centro di una città non può avere l'orto, deve andare dall'ortolano a comprare le patate, a comprare anche solo i pomodori. Noi insalata tutti i giorni, le patate delle nostre. Vuoi fare il pane? Vai giù nella madia, prendi le granaglie, mio fratello smetti lì, abbiamo un mulino domestico, macina la quantità giusta e ci facciamo la farina. Praticamente non compriamo quasi niente. Poi ci diamo la mano un po' tra tutti, quando abbiamo mietuto il grano ci raduniamo due o tre famiglie, andiamo, iniziamo da una parte e mettiamo il grano di tutti, si mangia tutti assieme, è un modo di convivenza, un modo anche di vivere diverso. Ovviamente anche loro, quando hanno bisogno di tagliare grano, anche noi andiamo da loro, ed è un risparmio perché non devi prendere un lavorante, non devi comprare dei mezzi, delle metitrebbie enormi. Anche quando battiamo il grano, c'è un signore, c'ha la macchina, viene e dice: ok, oggi battiamo il grano da te, domani battiamo il grano da te. Idem per le patate, quando le dobbiamo tirare su, partiamo uno da una parte, uno dall'altra e ci diamo un po' una mano così, ecco. Questa mattina, Claudio, basta. Prima di pranzo andiamo a vedere se riesco a tagliare i braccioli, così è un lavoro fatto. È andato bene. Gli attrezzi usati da Andrea sono i più semplici e tradizionali, gli stessi utilizzati per secoli dagli impagliatori e dai falegnami di Lunigiana. Gli attrezzi che sto utilizzando per fare questo lavoro sono tutti attrezzi antichi, originali, che se potessero parlare potrebbero raccontare tantissime cose. Questa gente qua non erano falegnami che uscivano fuori da una scuola, che venivano formati da dei maestri ebanisti, da chissà dove. Erano contadini, povera gente che nei mesi invernali si dilettava in queste cose. Certo, poi col tempo avevano acquisito capacità, maestria, avevano acquistato attrezzi un pochino più professionali, diversi dai loro che si facevano in casa in autonomia. Sì, più o meno ci siamo. Un paio di rifiniture, è pronto.
In primavera, il crinale montuoso che separa le valli toscane dello Zerasco dalla spezzina Val di Vara si ricopre di una brillante coltre erbosa, ravvivata dallo sgargiante colore delle ginestre. I confini su questi monti sono però solo linee tracciate sulla carta. Il paesaggio è uno solo, così come lo sono il dialetto parlato e le tradizioni. Stesse sono le genti, ancora oggi accomunate dall'identità culturale e linguistica dell'antica terra di Luna. Sergio, allora anche cosa la dice? Ma abbiamo finito, andiamo a fare le legne? Andiamo nel bosco? Torpiana è una frazione del comune ligure di Zignago, un tempo podesteria della Repubblica di Genova. Qui vivono Mirella e Sergio. La loro abitazione è ornata dagli strumenti antichi del lavoro in campagna e di quello domestico, quando ogni cosa era sudore, tenacia di gambe e forza di braccia. Dai, dammi un bicchiere d'acqua che poi andiamo. Mirella è titolare di una piccola ma ben avviata azienda agricola. Il marito la sostiene e aiuta nei lavori più impegnativi e pesanti. Oggi è giornata da dedicare alla raccolta della legna. Il bosco ceduo è in alto, sul monte, e non ci sono strade carrozzabili che si arrampichino fin sulla ripida costa. Tocca dunque ai muli e ai cavalli, come era un tempo, da che l'uomo ha trovato negli animali da soma i compagni alle quotidiane fatiche. Sergio, ultimo mulattiere di questi monti, riserva ai suoi animali le attenzioni che si devono ad amici fedeli. Comincia la salita. Il passo è lento, misurato, sicura la presa degli zoccoli ben ferrati sul terreno. Via via che si sale, il sentiero si fa più stretto e più insidioso, aperto a valle nel dirupo. Il silenzio intorno, modulato dallo stormire delle foglie, dal respiro della brezza, dallo scrosciare dei ruscelli, è interrotto solo dal tintinnare dei campanelli al collo degli animali. La fretta qui non ha mai trovato dimora. I cavalli e i muli sostano per brucare e abbeverarsi. Poi la marcia riprende. L'aria è pulita. Non conosce l'offesa dei tubi di scarico. Non è lacerata dal rombo dei motori. La carovana ha raggiunto il luogo di taglio. I tronchi sono già stati ridotti nella giusta misura per essere caricati sugli ampi dorsi degli animali. Con qualche difficoltà a causa del poco spazio disponibile, come prima cosa Sergio posiziona i muli con lo sguardo verso valle, in modo che possano vedere il pericolo ed evitare così di precipitare indietreggiando. Cautela è necessaria anche nel caricare il basto. Da sempre si ricorre a un espediente semplice ed efficace. Una forcella di legno sostiene il peso dei tronchi durante il carico, in modo che l'animale non si sbilanci e il basto non ruoti sulla groppa. Quando anche l'altro lato ha ricevuto lo stesso peso, la soma è perfettamente bilanciata e le forcelle possono essere tolte. Non c'è nulla di semplice nelle operazioni che Sergio compie. Gestire 5 animali su sentieri appena percepibili, tracciati su versanti vertiginosi che raggiungono anche il 50% di pendenza, richiede grande abilità e affiatamento con gli animali. Occorre stabilire tra uomo e animale la stessa alleanza, lo stesso affiatamento che regna tra buoni compagni di lavoro. A creare questo affiatamento
Sergio si è dedicato con cura e con amore. La calma della sua voce, di un suo cenno, dà sicurezza a tutta la carovana. Il carico è completo e si può rientrare. Cavallo e muli sanno bene cosa fare e si avviano da soli nel giusto ordine di marcia. Il peso che ciascun animale porta è sempre proporzionato alla sua taglia e alle sue capacità, senza eccessi o forzature. La fatica più grande, alla fine, è quella che compie Sergio, che deve caricare 5 animali coi pesanti tronchi per più volte al giorno. Una sosta a mezza strada consente un'ultima brucata prima di percorrere la restante parte di sentiero. Cavalli e muli sono animali intelligenti e hanno innato il senso dello spazio. Sanno dove rocce e alberi sono più vicini e dunque adeguano il cammino in modo da scansare ogni ostacolo. Finalmente arrivati. Anche lo scarico deve essere attuato con prudenza e perizia, in modo che i tronchi, cadendo, non feriscano né l'animale né l'uomo. Mentre Sergio conduce i quadrupedi alla stalla, il lavoro comincia per Mirella. E non è un lavoro leggero. A lei tocca accatastare la legna affinché non ingombri tutto lo spiazzo. Sono decine i tronchi sollevati e buttati sulla catasta, che di giorno in giorno si fa più ampia e più alta. Sergio libera gli animali anche dal basto, che per essere ben imbottito e robusto pesa a sua volta non poco. Sono anche i basti, cose di altri tempi, non diversi da come erano 1000 o 2000 anni fa, modellati in base a una sapienza che si è tramandata di generazione in generazione per secoli. Per gli animali è tempo finalmente di sosta e buon foraggio. Mirella si è accorta che il cavallo ha un occhio leggermente irritato, forse a causa della polvere o perché ha sfregato contro un ramoscello. Un lavaggio con acqua pura è per il momento il rimedio migliore, gradito anche all'animale, che ne prova un immediato beneficio. Per Sergio e Mirella la mattinata non è ancora conclusa. Ora si tratta però di compiere un lavoro che attinge al senso estetico e non comporta fatica. Occorre realizzare nuovi pennacchi, ornamenti con i quali Sergio ama ghindare muli e cavalli
in occasione delle tradizionali sagre che si tengono nei dintorni. Per realizzarli utilizza lana che proviene dall'altro versante, dalle valli dello Zerasco. Come abbellimento finale, alle nappe di lana vengono aggiunti lunghi, biondi ciuffi di crine. Ecco, a posto. Grazie alle sue mani esperte, Sergio soddisfa il desiderio di avere sempre i suoi animali nelle migliori condizioni fisiche e anche estetiche. Io li tengo bene, se no non li tengo neanche. Devono essere sempre perfetti in tutto, come finimenti, come basti. I basti li faccio io, sono tutti nuovi. Che se una bestia lavora col basto buono, va bene, ma se c'è un basto rotto che ci fa male la schiena, si butta giù, si fa male, si ammazza. Io che non sono tanto esperto, due giorni ci li metto. E non sono mica un esperto, no. Ho iniziato da solo, ho imparato da solo, che sono 3 o 4 anni, 5 anni. La comunità Zerasca ha origini che si perdono nei secoli. Dai Liguri Apuani ha ereditato la fierezza e il senso forte dell'identità, che sempre l'ha preservata e difesa. La vita era ed è scandita secondo il ciclo della natura. Chi vive qui, più che in altri luoghi, ha ricevuto in dono il bene irrinunciabile dell'equilibrio interiore. L'isolamento è stato lo scrigno dentro cui i preziosi doni della saggezza antica si sono mantenuti. L'alpeggio sovrastante la frazione di Piagna conserva ancora le caratteristiche dell'architettura tipica del passato contadino dei luoghi. Dalla primavera all'autunno è qui che vive Cinzia. Innamorata della propria terra, ha dato vita al consorzio che preserva dall'estinzione la pecora zerasca, una razza rustica che si distingue per il latte, ricchissimo di elementi nutritivi, superiore a quello prodotto da ogni altra varietà ovina, e soprattutto per il sapore delle sue carni. Qui l'aria è pulita. L'acqua è di sorgente, la terra non conosce concimi che non siano naturali. Tutto è spontaneamente biologico. Coche! Andiamo, Pippo! Questa è una recinzione antilupo che con la stagione che è andata, col maggio così piovoso, purtroppo ha reso, diciamo, la superficie dove loro stanno, il terreno è molto bagnato. E anche queste giornate di bel tempo, di sole, non sono bastate per poter asciugare, diciamo, il piede della pecora. Per cui ne ho diverse che zoppicano. Potrebbe sembrare una sciocchezza, in realtà quando dovessero partire che ne zoppicano più di una, due, tre, quattro, cinque, poi diventa anche un'epidemia. Cinzia è figlia di pastori, ma i suoi studi la portarono ad occuparsi con passione del restauro di opere d'arte. Poi l'improvviso cambio radicale di vita. Mi sono presa questa responsabilità quando loro nel 2006 hanno salvato me. Mi hanno salvato perché ho dovuto cercare qualcosa a cui pensare per impegnarmi, per lavorare, per tirarmi fuori da una situazione abbastanza complicata, mettiamola così, di salute. E loro sono diventati il mio impegno. E
non avevo modo di pensare a altro perché io comunque ero impegnata. Dovevo assolvere i miei compiti di pastore, quindi la mattina andavo nella stalla, curavo i miei agnelli, curavo le mie pecore. Anche se stavo poco bene, se c'era un animale che stava poco bene, io mi alzavo lo stesso. Questa cosa mi ha aiutato, cioè innegabilmente mi ha aiutato. Ecco fatto. Da ragazzi siamo cresciuti insieme alle pecore. E quando si tornava a casa da scuola avevamo il nostro compito, che era quello di portare fuori le pecore, di starci attente, di portarle a casa, di far sì che non vadano in quello degli altri, insomma era un po' quello che una volta mi pesava, insomma, no? Che invece adesso faccio senza farmelo pesare. Questa razza comunque è una razza che rischia l'estinzione. Già la parola estinzione è brutta, no? Perché dice estinguersi, cioè non vedere più la pecora zerasca su questi prati mi rattristerebbe molto. E pensare che non si faccia abbastanza per salvarla e per salvare una razza straordinaria, a mio avviso, è una razza straordinaria da carne. E quando dico carne, molte volte mi dico, sì, tu parli di salvarla e poi parli di carne, parli di macellazione. Allora, non è facile spiegare alle persone che fai un mestiere dove sei a contatto tutti i giorni con gli animali, gli vuoi bene, li curi, li rispetti e gli devi anche tanto, perché io sono qua perché loro comunque mi danno la possibilità di esserci. Certo, ce n'è una parte alla quale io dovrò rinunciare, nel senso che non tutti gli animali che io ho allevato posso tenerli e posso allevarli, sarebbe impossibile per le mie energie, per le mie forze, anche economicamente parlando. E quella parte a cui rinuncio è proprio dovuta al fatto che se non facessi così, quella pecora lì non avrebbe ragione di esistere, mettiamola così. Quindi non gli creerei la condizione giusta per continuare ad essere una pecora produttiva. Chi è che si tiene una pecora che non produce, che comunque non ti dà nessun frutto? Quindi io posso salvare questa razza solo attraverso il suo consumo. Il contrasto di sentimenti è forte in Cinzia ed è solo grazie alla giusta razionalità se riesce a non farsi sopraffare dalle emozioni. Loro vivono quel periodo nel migliore dei modi, curati come deve essere, perché è giusto che gli animali siano curati. Io non credo nell'allevamento che fa finta di non vedere l'animale che ha la febbre e lo lascia morire solo per non fargli un antibiotico, oppure nella non sensibilità di capire che quell'animale lì ha bisogno magari di essere tolto dal branco e curato in maniera diversa. Orsetto! Il suo passato di restauratrice è il ricordo piacevole di un periodo di vita che non rinnega, ma che non le appartiene più. Non ho pentimento di quello che ho fatto in passato, perché quando l'ho scelto era la mia strada, ho sempre pensato che quello fosse la mia strada e quindi non mi sono assolutamente pentita di aver fatto una scuola che era la mia. Ho cambiato sicuramente strada, ne ho preso un'altra e per il momento direi che non salterei su un'altra strada, terrei questa. Me ne rendo conto quando anche quelle poche volte che mi stacco da questa realtà sono loro quelle che mi mancano di più, cioè sono proprio questo rapporto che oramai ho creato con gli animali che mi manca. Anche Cristina e Patrizia fanno parte del consorzio di tutela della razza zerasca e si occupano di valorizzare un'altra eccellenza di questa varietà ovina, la lana.
Oggi sono alla ricerca di fiori e altre essenze da utilizzare per la tintura naturale del filato di lana. Con i ricci secchi delle castagne, ricchi di tannino, otterranno le sfumature del marrone. Il giallo viene prodotto mettendo in infusione gli sgargianti fiori della ginestra. Filare, tingere, tessere sono mansioni antiche delle donne che richiedono tempo e cura, che traggono oggi grande valore nel preservare gli usi tradizionali, che altrimenti l'industria avrebbe irrimediabilmente cancellato. I fiori e parte degli steli della ginestra vengono infusi in acqua molto calda per estrarne il pigmento colorato. Mentre la ginestra infonde, Cristina prende una pentola di acqua già a temperatura, alla quale aggiungere una soluzione di cocciniglia, altra tintura naturale ottenuta dai gusci polverizzati di un insetto. Allora verso? Sì. Voglio giro. Vai. È ora di immergere due matasse di lana per far prendere loro il color rosso rubino della cocciniglia e il giallo solare della ginestra. Con la lana colorata si realizzano solitamente tappeti e capi di abbigliamento. Ma Cristina si è specializzata nel realizzare preziose bambole e altre estrose creazioni. Che bel colore che è venuto! Hai visto? Bello, bello! Un bellissimo rosso! E dai, ora la prendiamo a asciugare. Ecco qua. Per due piccole creature è venuto il momento della pappa. Riconoscendo perfettamente la forma del biberon, le agnelline sono sopraffatte dall'impazienza e, come bambini, smaniano per poter succhiare al più presto il dolce nutrimento. La natura, talvolta, non risparmia neppure le creature più innocenti. L'agnellina appezzata soffre dalla nascita di crisi epilettiche. La bianca ha invece il camminare incerto a causa di una malformazione alle anche. In ossequio alla dura legge della selezione, entrambe non hanno ricevuto cure dalle madri, che le hanno respinte e abbandonate. La seguono per ogni dove, si affidano a lei in ogni momento, ricambiano il suo affetto con l'amore incondizionato della riconoscenza, dono prezioso che gli uomini troppo spesso dimenticano. Cosa mi manca di più degli animali che mano a mano perdo? Mi manca che non vedono più questo, non vedono più il paesaggio, non vedono più il cielo, non vedono più le cose belle di questo posto. E allora tutti quelli che riusciamo a salvare, li salviamo. Ci vedi un po' di più adesso te?
La stagione avanza e il caldo comincia a farsi sentire. È quindi tempo di dare sollievo alle pecore, liberandole dallo spesso mantello di lana che le ha protette dai rigori dell'inverno e che in estate diventa una coltre opprimente. Ben venga dunque la tosatura. Nelle valli di Zeri, la tosatura è da sempre motivo di festa. Come tutti gli anni, a Piagna si ritrovano nella convivialità i molti amici di Cinzia, che condividono con lei la passione per le tante antiche e gustose ricette, di cui è ricca la tradizione zerasca. Con la farina integrale del grano 23, un cereale autoctono particolarmente ricco di nutrienti, Marianna, Massimiliano e Graziano producono i panigacci di Podenzana, le tipiche focaccine lunigianesi. Da diversi anni Fabio ha ripreso la produzione di un pane antico e quasi dimenticato, la Marocca di Casola. Per esaltarne il peculiare sapore, impiega farina di grano e castagne dello zerasco miscelate in percentuali ben precise. Giuseppe si sta invece dedicando alla preparazione più tradizionale di Zeri, l'agnello cotto al testo, presidio slow food come anche la marocca e i panigacci. Il testo è un forno in ghisa, un tempo di terracotta. Non ci sono termostati, solo l'esperienza indica quanto la sua temperatura ha raggiunto il giusto grado. In base al calore vanno a cottura il pane, le torte d'erbi, i castagnacci, le carni o i dolci. La cottura nel testo sa dare alle carni la croccante doratura esterna, senza però asciugarne l'interno, mantenendo così inalterata la morbidezza di succhi e sapori. L'orgogliosa gente di Zeri è la testimonianza vivente del nostro passato contadino, fatto di vita semplice, ma a misura d'uomo, attento ai valori fondamentali del vivere insieme, della solidarietà e della fierezza di sentirsi comunità. Nella società moderna questi valori si sono in parte perduti nel disagio, nell'alienazione da sé, nella fretta, nel troppo rumore. Ma l'entusiasmo che molti giovani stanno mettendo nella loro saggia riscoperta di quanto era perduto fa ben sperare per il futuro di tutti noi.